Un mercoledì da dimenticare, il Cesena a Catania e il Napoli in casa col Chievo. 5 cambi per Mazzarri, mentre per la quinta volta consecutiva Ficcadenti punta sui soliti 11. Amici sportivi, benvenuti alla Manuzzi di Cesena. Il saluto da Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Vallavezzi parte con il destro, Antonioli non se la sente di bloccare con i pugni. Occhio ad Amsic intanto, destro, Antonioli a dire di no. E occhio però a questa occasione, Parolo prova la conclusione ed è il primo sussulto del Cesena. Ancora Dossena però, è bravo a recuperare, attenzione, zona attiva, pazienza, destro, termina alto. Lavezzi cerca Amsic che riesce ad andare via, attenzione Amsic, Lavezzi limite, Lavezzi può calciare, le sue finte, il destro, Antonioli non trattiene, all'altra parte per un soffio non arriva Zuniga. Attacca il Napoli, ci prova con Zuniga, bello il suo numero, tutto lui, Zuniga, Antonioli, salva il Cesena. Occhio subito la risposta di Schelotto con il destro che finisce largo. Occhio a Schelotto, deve chiudere Cribari, Schelotto gli prende il tempo, Schelotto lascia giocare D'Amato, pallone buono, Parolo, Parolo, rete, Parolo, Cesena in vantaggio, la rabbia di Mazzarri che protesta. Incredibile, un lampo del Cesena, ma c'erano state le avvisaglie anche nell'azione precedente, il Napoli aveva concesso sotto l'aspetto della concentrazione proprio nell'azione difensiva. Espulso Mazzarri. Occhio a Lavezzi, Antonioli ancora. Lavezzi subito per Amsic, largo per Cavani, possibilità per Cavani, limite, Cavani vuole il dribbling, ne va via, Cavani sinistro, Antonioli. Amsic. Occhio al destro da fuori e la traversa, che numero di Gargano. Gargano di prima, molto bene per Lavezzi che prova a trascinare il Napoli, tocco è largo per Cavani. Cavani riesce a mantenere il possesso del pallone, non era facile. Il tocco è per Dossena, posizione regolare, mette dentro Dossena, rete! Il pareggio del Napoli, è il Poggio! È il Poggio Lavezzi, alla centesima in Serie A! Era nell'aria il pareggio del Napoli, che comunque riusciva ad arrivare alla conclusione, sempre con maggior pericolosità. Arriva Gargano, decisivo l'ingresso di Gargano in mezzo al campo, intanto contatto in area di rigore, calcio di rigore, non ha dubbi l'arbitro D'Amato. Credo che sia stata fuori aria, Riccardo. Parte Marek Amsic, Napoli in vantaggio a 10 minuti dalla fine. L'aggancio di Gargano che allarga per Cavani, il contropiede del Napoli, Cavani punta l'area di rigore, buona la finta, Cavani sinistro, Cavani 3-1, ha vinto il Napoli. Che giocatore, non perde lucidità e forza nonostante abbia fatto 40 metri di scatto per andare a suggerire prima e a sfruttare poi questo passaggio di Gargano. Scoperto il Cesena, ancora Lavezzi che allunga, Cavani lì vicino, c'è anche Amsic, Lavezzi, Lavezzi si apre il centro, tocca per Cavani, Cavani, è un gol splendido, Cavani. Che sensibilità, la capacità di smarcarsi nella posizione giusta, farsi servire da Lavezzi che è stato comunque protagonista di un grandissimo contropiede. Ma insomma 7 punti sono tanti, 8 per il Napoli dopo questa trasferta, supera il Cesena, si avvicina alla capolista Inter che è a quota 10 e può gioire grazie a Cavani.